Benvenuti a Buongiorno Nasca. Oggi abbiamo Francesco Foresta, funzionario della Direzione Generale per la Motorizzazione Civile. Grazie per Buongiorno. Averci raggiunto nella nostra seconda puntata, ci fa molto piacere averla Grazie come nostro invito. Ospite. Emilio Patella, segretario nazionale di UNASCA, settore autoscuole. Quest'oggi parliamo di questionario su formazione, guida ed esami. Guardiamo il servizio che Anna Barbetta ha preparato prima di rientrare in studio e di parlarne con i nostri ospiti. 630 professionisti hanno risposto al questionario UNASCA su formazione, guide ed esami. Tra le criticità emerse, per un terzo delle risposte la preparazione e la professionalità degli esaminatori è ritenuta insufficiente. Le guide notturne vengono svolte, ma molti hanno sollevato la questione dell'orario in cui effettuarle, che d'estate si protrae fino a tarda sera, mentre sarebbe bene regolamentarlo a livello istituzionale, includendo anche le guide nelle ore crepuscolari. Ce ne ha parlato Olindo Beggiato, segretario provinciale autoscuole UNASCA di Padova. Sì, non è tanto una cosa semplice, poi si fa perché giustamente, visto che bisogna certificarla, io dicevo vedere un attimo se è fattibile invece di 2 ore fare un'ora, quindi potrebbe essere più gestibile, almeno in certi mesi. È una cosa che io riporto perché molti me la chiedono, mi dicono di farla presente alla segreteria nazionale. Allora Patella, UNASCA ha formulato questo questionario che poi lo vedremo, ha dato dei risultati immagino soddisfacenti. Vuole darci in sintesi la motivazione per cui c'è stata questa iniziativa di UNASCA? Il questionario è un questionario che abbiamo elaborato come Segreteria Nazionale Autoscuole, che abbiamo distribuito nei corsi di formazione periodica per insegnanti e istruttori. Hanno risposto oltre 600 tra titolari, insegnanti, istruttori di guida, sia collaboratori che dipendenti, ed è la prima volta che qualcuno traccia una sorta di bilancio di come viene svolta l'attività, di come vengono svolti gli esami e anche un giudizio, un parere sugli esaminatori. Ecco, i dati che avete ricevuto sono quelli che vi aspettavate? Ci sono state delle sorprese? I dati in parte ce li aspettavamo, ci sono anche delle sorprese, alcune gradite, altre magari più critiche. Sicuramente molto gradita la sorpresa che quasi tutti gli operatori sono soddisfatti di come svolgono sia la formazione teorica che la formazione pratica. Questo credo sia molto importante, l'abbiamo scritto anche nel numero del Tg Cristallo del mese scorso, non sono molti in Italia oggi le persone che vanno al lavoro contente e sono soddisfatte del proprio lavoro e del proprio ruolo. L'altro dato, un po' meno positivo, una parte degli intervistati ha risposto che non ritiene che l'introduzione delle guide certificate abbia innalzato il livello di formazione dei candidati. E questo ci ha stupito perché pretendere da parte del legislatore che il candidato all'esame effettui delle guide in autostrada, su strade esturbane e in visione notturna dovrebbe sicuramente aumentare la preparazione e il bagaglio di esperienza. Ecco, ma forse questo mi fa venire lo spunto per fare una domanda a Foresta dal lato, diciamo, esaminatori, cioè probabilmente da questo questionario è emerso che diciamo anche gli esaminatori necessitano di un aggiornamento periodico. L'aggiornamento periodico è una necessità che già avevamo avuto come Direzione Generale per la Motorizzazione, che ci è imposta dalla direttiva comunitaria, dalla direttiva 2626, la nuova direttiva sulle patenti di guida. Ci stiamo impegnando per poter al più presto erogare questi corsi di formazione periodica che devono mirare principalmente a 3 obiettivi. L'obiettivo di innalzare il livello tecnico degli esaminatori anche in funzione dello sviluppo tecnologico dei veicoli, migliorare la conoscenza generale degli esaminatori da un punto di vista normativo e amministrativo della procedura d'esame, della procedura d'esame in generale, ed infine migliorare la qualità del servizio reso, in particolare il feedback durante l'esame, soprattutto l'esame di guida, tra il candidato e l'esaminatore.
Ecco, Patella, una delle cose che è emersa dai questionari mi sembra che sia la problematica, insomma, il dato che riguarda l'orario delle guide notturne in estate. Sì, intanto vorrei precisare che la maggior parte degli intervistati riconosce la validità delle guide notturne e il valore formativo. Ci sono alcuni problemi, soprattutto nella stagione estiva. Se consideriamo l'ora del tramonto del sole, in alcune regioni del nord il sole tramonta alle 22 o addirittura alle 22 e 15. Quindi il lasso di tempo in cui effettuare lezioni di guida è estremamente corto da una Ridotto. parte, ridotto, quindi se ne possono fare poche. Dall'altra va considerato che l'istruttore, titolare o dipendente, probabilmente ha iniziato a lavorare alle 7 di mattina, quindi arrivare a quell'ora con altre guide comporta una serie di problematiche. Detto questo, noi pensiamo che si possa risolvere studiando assieme al Ministero tanto la definizione di quando possiamo considerare una guida notturna. Di fatto in questo momento non c'è questa definizione. Addirittura, paradosso, si potrebbe correre il rischio che io oggi dichiaro che una guida effettuata alle 21 è notturna, tra un anno, 2 anni, qualcuno mi potrebbe contestare che non è valido e quindi Perché non era inficiare il notturna? percorso educativo. E quindi, prima cosa, stabilire quando possiamo considerare la guida notturna. Altra cosa, a nostro avviso interessante, abbiamo sviluppato degli studi su questo, una parte di chi guida i veicoli, i conducenti, ha problemi non tanto nella guida notturna quanto nell'ora crepuscolare, cioè il cambio di luce. Quindi noi proponiamo di considerare anche la guida in visione crepuscolare come visione notturna e questo estenderebbe ovviamente l'arco orario nel quale effettuare le lezioni e sicuramente migliorerebbe anche il livello della formazione. Ecco, invece Foresta, una domanda che volevo porle riguarda i tempi e le tre fasi dell'esame di guida, nel senso che da alcuni dati emerge che non sempre vengono rispettati questi tempi e non sempre diciamo, c'è un controllo da parte diciamo, dell'esaminatore corretto. Ci possono essere degli strumenti che da questo punto di vista aiutano? A me viene in mente la scatola nera, però magari ne state pensando ad altri. Innanzitutto devo dire che dai dati generali che abbiamo, tendenzialmente anche per la complessità dell'esame, così come è stato strutturato dalla nuova direttiva 2626, i tempi di guida sono generalmente rispettati. È chiaro, ci sono delle volte, ora mi viene il primo caso di un candidato che non supera una prima fase, per cui l'esame si interrompe immediatamente, oppure durante la terza fase, la prova nel traffico, vengono commessi degli errori così gravi che determinano immediatamente un giudizio di non idoneità nei confronti del candidato. In questo caso è chiaro che l'esame si interrompe prima. Generalmente dico, i tempi di guida sono abbastanza rispettati. Ci possono essere dei casi, qualcuno è andato anche a livello nazionale, è stato oggetto di sottolineatura mediatica da parte di alcuni organi di stampa, ma sono casi estremamente limitati. Certo, uno dei compiti della Direzione Generale per la Motorizzazione è di sensibilizzare maggiormente l'esaminatore sulla necessità di svolgere comunque in maniera più approfondita le varie prove di esame, perché la valutazione corretta del candidato è una valutazione di interesse collettivo, perché rientra nell'ambito della sicurezza pubblica, della Quindi circolazione stradale, ci state che lavorando, diciamo, è uno dei compiti di sensibilizzazione che ci poniamo nell'ambito dei corsi di formazione periodica per gli esaminatori. Però generalmente devo dire, non ho dati rilevanti su esami svolti in tempi estremamente brevi. E sulla scatola nera? Perché La scatola nera è è una un cosa che progetto che mi è sempre piaciuto ma molto è un l'idea, progetto anzi che sta vorrei sviluppando estenderla È un il più progetto che sta possibile. sviluppando direttamente il direttore generale, però attenzione, non è uno strumento essenzialmente di controllo dei tempi di guida.
ha altre funzioni per verificare anche una serie di parametri sull'esame che possono essere di particolare rilevanza anche per uno studio, anche per elaborare nuova normativa. Chiaro. Ha degli sviluppi interessanti che ad oggi non conosciamo e che poi vanno valutati prima dell'introduzione. Li state valutando, immagino, però. Prima dell'introduzione dello strumento, devono essere qualcosa di non essenzialmente di controllo, ma anche propositivo. Patella, in base a questi risultati, ci vuole dire quali sono i capisaldi delle proposte che porterete avanti con il Ministero, insomma, l'idea che vi siete fatti per proseguire su questa strada? Sì, ci sono alcune proposte che sono a livello più generale, proposte di modifica del codice, di introdurre le ore di formazione obbligatoria anche per le patenti moto, patenti superiori, eccetera. Nei confronti del Ministero invece saranno proposte operative immediate. Beh, una abbiamo già vista, è quella di definire l'orario delle guide notturne. Altre sono rivolte alle modalità di prenotazione dell'esame teorico, che è uno dei punti critici rilevato dal questionario. Un'altra proposta sarà sui nastri operativi. Ha detto bene il dottor Foresta poco fa. Sono abbastanza rispettati, anche i dati del questionario ci dicono che sono abbastanza rispettati. In realtà non lo sono per quanto riguarda gli esami delle patenti moto, ma credo che sia anche utopistico pensare che un esame di patente moto debba durare 40 minuti. Oltretutto esiste tutta una categoria di motociclisti che non potrebbero neanche accedere all'autostrada, quindi quella parte d'esame sicuramente la possiamo togliere e, perché no, invece aumentare i nastri operativi e quindi fare più esami moto, considerando poi che c'è anche il problema cronico della carenza di esaminatori, di personale, quindi questo aiuterebbe in qualche modo, non dico a risolvere, ma a ovviare il problema. Come porterete le criticità che sono emerse dal questionario all'attenzione degli organi competenti? Sì, no, il questionario, lo dicevamo, è parecchio corposo e vede tanti aspetti. Credo che al Ministero interessino di più gli aspetti riguardanti l'esame e anche gli esaminatori. Per la prima volta sono stati dati dei giudizi sulla figura dell'esaminatore, sia dal punto di vista tecnico, comportamentale, di capacità di mettere l'allievo a proprio agio, di risposta e di feedback finale sull'esito. Tutti questi dati li trasformeremo in uno studio che stiamo già effettuando e lo presenteremo al Ministero. Ma ovviamente non sarà l'unico interlocutore, faremo dei convegni, presenteremo ai media, al mondo dell'università, a tutti quei soggetti che lavorano nel campo della sicurezza stradale, presenteremo questi risultati, perché è un mio ritornello, lo dico sempre, sicurezza stradale si fa con tanti attori in campo, non è una esclusiva di nessuno, prevede la formazione, prevede la repressione, prevede il controllo, ma di sicuro il primo passo è la formazione. Comunque siete soddisfatti? Questo primo passo è andato bene? Direi proprio di sì. E diciamo è una soddisfazione che viene da quelli che hanno partecipato, certo. Immagino. Foresta, l'ultima domanda, perché evidentemente abbiamo parlato di questionario, abbiamo parlato quindi di una novità, però ci piacerebbe sapere qual è la direzione che i vostri uffici stanno prendendo, quali sono, per così dire, le prospettive della direzione generale. Parlo più in generale, voglio dire, mi viene in mente omicidio stradale, mi vengono in mente ergastolo della patente. Quali sono le direttive verso cui state andando? Ovviamente le direttive sono quelle già espresse nel codice della strada, principalmente la sicurezza stradale, principalmente cercare di dare il nostro contributo, ovviamente come direzione generale per la motorizzazione è un contributo estremamente tecnico sull'esigenza di mobilità sostenibile che è da tutti auspicata, anzi soprattutto nei grandi centri urbani è più che necessaria poterla attuare in maniera veramente convincente. Certo, ci sono prospettive normative abbastanza in fase evoluta, come le modifiche al codice della strada, che prevede tra l'altro l'introduzione dell'omicidio stradale. Ora, fermo restando, ovviamente ci mancherebbe che il potere legislativo è detenuto dal Parlamento e quindi noi come organo amministrativo
rispettiamo le decisioni del Parlamento che vengono emanate nelle leggi, diamo il nostro contributo, perché quello che ci piace molto di più sono norme che siano chiare e di facile applicazione per evitare faticosi e anche spesso veramente logoranti contenziosi. Quindi ci piacerebbe che le norme emanate dal Parlamento in sede di modifica del codice della strada, tra cui eventualmente l'omicidio stradale, rispetti innanzitutto i principi costituzionali di proporzionalità della pena e di una pena che deve tendere non solo all'afflittibilità del reo, ma soprattutto al recupero. E poi tutto l'altro pacchetto di norme che è previsto sono che siano norme chiare e di immediata applicazione, che non costringa poi i tecnici delle amministrazioni competenti a dover... A inseguire la burocrazia. Sì, la burocrazia è un effetto che deve essere il meno impattante possibile e che si può raggiungere solo ovviamente quando ci sono norme chiare. Perfetto, allora io intanto voglio ringraziarla perché alla seconda puntata averla ospite è chiaro che è un nostro... privilegio e la ringraziamo per aver accettato il nostro invito, speriamo anche di riaverla più avanti. Grazie, grazie anche a Emilio Patella per aver approfondito con noi la questione dei questionari, troverete tutto sul nostro sito internet, quindi andate a vedere il tergicristallo.it da dove si può vedere ovviamente la trasmissione, ma da dove si può seguire anche tutta la parte di novità quotidiane che la redazione ci propone ogni giorno. Seguiteci anche su Facebook, su Twitter, abbiamo aperto anche un account su Periscope, contattateci. Ci vediamo la prossima volta sempre con Emilio Patella. Grazie ancora a Francesco Foresta. Grazie. Alla prossima. Arrivederci.